Ciao a tutti, ciao, benvenuti ai giocherini in questo nuovissimo episodio su Finding Paradise. Vediamo quest'oggi, ragazzi, se riusciamo a raggiungere almeno i 15 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo aver vissuto diverse cose, ragazzi, aver scoperto che è stata la piccola Faye a far venire in mente a Colin l'idea di diventare un pilota alla grande, visto che sognava comunque sempre di poter volare. E adesso dobbiamo preparare il prossimo ricordo, ragazzi, trovando ancora soltanto due collegamenti mnemonici. Beh, l'amichevole ragazza della porta accanto potrebbe tranquillamente ispirarti a volare, suppongo. Ok, allora guardiamo il violoncello di Colin. È un po' affollato qui fuori. Entriamo dentro. Benissimo, andiamo dentro. Ok, qua c'è ancora Colin che è rimasto pensando. Wow, sembra abbia trovato una svendita di poster. O che la pubertà abbia trovato lui. Non fai ridere, fa sempre pensare, fa battute simpatiche. Voglio dire, se veramente vuoi volare così tanto, disse Faye, perché non provi a diventare un pilota? Ok, questo dovrebbe essere tipo il... Quindi questo libro verde nella libreria è solo un diario? Ha senso. Ok, qua possiamo preparare il prossimo ricordo, ma dobbiamo trovare ancora, appunto, i due collegamenti. Oggi non so parlare. Nastri VHS assortiti composti da film di fantascienza, classici e horror. Va bene, direi di andare a guardare Colin, ragazzi, perché i suoi genitori confideranno molto nell'assenza di sonnambulismo, visto quel balcone. Effettivamente, vabbè, non... Che altro possiamo vedere? Qua che abbiamo? Poster di un'isola tropicale circondata da una laguna e dalla barriera corallina. Mi sembra familiare. È lo stesso posto del dipinto appeso sopra il suo letto ai giorni nostri. Ah, giusto, avevo visto la stessa immagine anche in soffitta poco fa. Per essere un ragazzo aveva un gusto un po' retro nei poster. Ok, abbiamo trovato il secondo. Dove altro potremmo mai trovare il terzo? Un rudo giocattolo appoggiato sullo scaffale. Oh, non dorme più con lui. Oh, che tristezza. Va bene, andiamo, usciamo. Ah, è chiuso. Ok, quindi dove troverò mai l'ultimo collegamento mnemonico? Non lo fo. Il poster di un film horror. Ah, ecco, era l'ultimo. Ah, non pensavo avesse tanto fegato. E dai, perché lo considerate così poco, sto poveraccio, ragazzi? E Colin, prepariamo pure questo prossimo ricordo, ragazzi. Sono curiosissima di vedere dove ci porta questo brevetto centro gravitazionale. Per cui farò così, così, poi farò... Ah no, questo non posso muoverlo, e cos'ha? E così, tac, pronti! È stato semplicissimo stavolta. Certe volte mi sembra di impazzire. Ok, ragazzi, attiviamo anche questo nuovo ricordo e vediamo dove ci porta. Sono un po' ansiosa, vi dirò la verità. Ok, è sempre più giovane, è sempre più giovane, ci avviciniamo sempre di più. Beh, alla faccia della suspense di sapere se sarebbe diventato un pilota, eh? Proprio un cliffhanger! Centrale di Oakland, Cactus è bellissimo. Cactus 135, altitudine di crociera 390. Cactus 135, centrale di Oakland, impostare l'altimetro a 3007, ci vediamo! Altimetro 3007, Cactus 135, chiudo! La musica è bellissima. Visto, novellino? Devi stare alle regole e usare le parole adatte alla radio. Ogni singola volta. Anche se non sei alla radio, anche se sei a casa con tua moglie. Ma la capo istruttrice ha detto, ti sembro la capo istruttrice? Anche lei ha il volto incorniciato da questi baffi pluripremiati. Ah, si vedono solo i baffi, infatti. Non credere che ci andrò piano con te solo perché è il tuo primo volo con la compagnia. In quanto mio primo ufficiale ci sono solo due cose che voglio sentire da te. Sono sì, capitano, e carrello di atterraggio abbassato. Le frasi che lui aveva detto, ragazzi, al ragazzo durante il suo ultimo volo. È divertente, signore. Ti sembro divertente? Certo che no, signore. Cosa ho appena detto sulle due cose che voglio sentirti dire? Sì, capitano. Quindi ti sembro divertente? Carrello di atterraggio abbassato? Figlio di trota, mi mandano sempre quelli carini e senza cervello. Poverino!
Non ci credo. Beh, sai anche tu che a volte i ricordi sono un po' enfatizzati. Spero. Capitano Ernst. No, la voglio troppo leggere la nota sul Capitano Ernst. Baffoni da competizione. Bellissimi baffoni. Va bene, allora che possiamo vedere? Tiene ancora il suo diario in questa cosa. Qui c'è solo una sorta di lista prevolo incollata. Ok ragazzi, questa volta sarà semplicissimo perché dobbiamo trovare soltanto un altro collegamento mnemonico. Attenzione. Beh, com'è andato il primo giorno? Il capitano Ernst è sempre così? Non ho fatto quasi niente a parte starmene seduto lì? Sì, col tempo probabilmente ti ci abituerai. Ma non parliamo di lui, piuttosto hai qualche programma per la serata? Colin rimorchiava la grande quando era giovane. Io e le altre hostess stavamo pensando di portarti a bere qualcosa per festeggiare. Ringraziale da parte mia, ma è meglio che vada dritto a casa. Mia moglie è a metà del primo trimestre, sono stato lontano per abbastanza tempo. Wow, doppie congratulazioni, avete già scelto un nome? Sì, stavamo pensando ad Asher. Ok ragazzi, questa volta abbiamo fatto subitissimo e dobbiamo soltanto trovare il punto in cui potremo attivare il prossimo ricordo. Avevo chiesto solo una cosa, di non mandarmi una zucca vuota. E loro cosa fanno? Mi mandano una zucca vuota. Poverino, povero Colin, dai, non lo maltrattare. Sì, capitano. Ok, allora, no, a quanto pare non è qua che dobbiamo preparare il ricordo, ragazzi. Sarà qua? Qua non si può... Ah, sarà il cappello, giustamente. Sì. Perfetto. Attiviamo già il prossimo ricordo, ragazzi. Oddio, sta andando tutto così velocemente. Non so se è una cosa positiva, perché magari poi ti buttano lì in una situazione brutta che non ti aspetti e sei proprio nella cosiddetta caccolina. Allora, questo che cosa significa? Non lo so, va bene, ragazzi? Ok, così, tac. E ce ne manca ancora uno. Allora, facciamo così. Poi così. E poi semplicemente così. Tac. Oggi super rapido e facile. Perfetto, ragazzi. Siamo pronti per tornare indietro ancora. Ripeto, oggi sono troppo emozionata. Cioè, non vedo l'ora di scoprire nuove cose, ragazzi. Ok. Forza, chiediglielo. Oh, ma te calmi, a me questa qua non è mi piace tanto, ragazzi, vi dirò la pura verità, eh. Ok, questa volta dovremmo trovare la bellezza di 4 collegamenti mnemonici. Mi scusi. Lei è forse un pilota di linea? È un piccolo aeroporto municipale, ragazzo. Non troverà nessun aereo di linea qui. Io piloto aereo a noleggio. Vuoi affittare un aereo? Sto cercando di imparare a volare. Puoi insegnarmi? Vuoi iniziare presto, eh? Meglio se fai 2 chiacchiere con quelli della scuola di volo. Svolta più avanti e segui il corridoio. Penseranno a te all'accettazione. Visto? Ti avevo detto che valeva la pena provarci. Sì, però te devi dare una calmata, eh. Non è che so tutto io, eccetera, eccetera. Allora, seguiamoli, ragazzi, e vediamo quando arrivano all'accettazione che cosa sarà mai successo. Chi è questo tizio? Ah, sputalo fuori, stupido affare! Perché non imparo mai? Ok, niente, andiamo all'accettazione a vedere che cosa è successo dopo. Scommetto che ne sa qualcosa, eh? Ehi, non credo di averti visto negli intorni prima d'ora. Già, sto cercando di scoprire come diventare un pilota. Ah sì? È facile, trovati un istruttore e fai pratica. Anch'io sto lavorando sul mio brevetto di volo, anzi sono a metà strada. Addestrarsi non è molto costoso. Sì, ma è per questo che lavoro qui part time. La paga non è molto alta, ma gli sconti sugli addestramento aiutano. Ah, ok, quindi ragazzi, cioè, si è andato a informare già da quando era veramente piccolissimo. Questa cosa è pazzesca. Un dipinto di un aereo a motore singolo in volo.
Questo era il dipinto appeso a una soffitta di Colin nei giorni nostri. Ritroviamo un sacco di cose, ragazzi, che Colin ha conservato comunque a quanto pare nel corso degli anni. Cose che sono state importanti per lui, evidentemente. Allora, qua non c'è nessuno. Dobbiamo andare a destra qua della sala. Questa non so se è una sala d'aspetto, un corridoio, che cavolo è, quindi... Che diavolo è quello? Sto solo lasciando qualcosa per la lezione. Forse la testa avrebbe dovuto essere un po' più piccola per l'aerodinamica. A chi importa? Una propulsione in più direttamente dal sedere. Ok, questo cos'è? Un poster del pannello di controllo e un piccolo aeromobile. Ok, qui non abbiamo ottenuto niente, ragazzi, ci mancano ancora due collegamenti. Perciò proseguiremo da questa parte. Ok, eccoli qua. Sentiamo cosa hanno da dire. Ci sono aerei qui fuori. Scommetto che è da qui che partono. Ah. Offriamo corsi di volo e tutti i requisiti, ma è caro. Non c'è nessun altro modo. Beh, non dovrei essere io a dirtelo, ma perché non provi a parlare con il proprietario? Al momento in pausa, posso avvisarlo del tuo arrivo. Il proprietario? Di un intero aeroporto? Certo, è a conduzione familiare, il suo ufficio è dall'altra parte del corridoio. Hai sentito? È a conduzione familiare. Cosa vuol dire? Vuol dire che è di proprietà di una famiglia, ovvio. È probabilmente della mafia. Mafia? Ah, che mafia? E sono proprio qui dietro, eh? Sì, come nel Padrino. Andiamo a conoscerlo. Che cosa? Che dice? Che dice? Stupidi ragazzini. Ok, ne abbiamo ottenuto un altro, ragazzi. Fatto sta che è un po' assurda sta cosa, nel senso che alla fine è un bambino. Sì, magari gli stanno dando le informazioni così giusto per carità. Però, voglio dire, è un bambino. Che gli insegna un bambino a volare? Cioè, non è possibile. Ditemi che è uno scherzo. Quindi, tu sei il bambino di cui mi hanno parlato? Oh, Gesù. No, non ci sto a credere. Guardi, signore, non voglio problemi. Certo che no, picciotto. Non ci sto a credere, ragazzi, no. Si vocifera che tu voglia diventare un pilota. Sì, signore. Ma non hai esperienza. No, signore. Nessuna formazione. No. E non hai soldi. Non ne ho, signore. E vieni qui il giorno dell'esame di volo di mia figlia per richiedere la mia ospitalità, per fare uso dei miei servizi senza un'offerta. Vuoi disonorare me e l'aeroporto della mia famiglia? Digli che hai delle braccia forti e che puoi aiutare nell'aeroporto. Ho delle braccia abbastanza forti. Oh, vuoi dire che sei disposto a lavorare? Sì, lo sei. Sì, lo sono. Oh, proposta interessante. È vero, si sono liberati alcuni posti di recente. Forse ci potrebbe servire una mano. Molto bene, la tua è un'offerta che non posso rifiutare. Un altro amaretto su, Riccardo, senza amaretto. Ragazzo, tu lavori per me adesso e con il ricavato ti pagherai le lezioni, un volo alla volta. Veloce, ringrazialo e fai un passo indietro. Grazie per la sua gentilezza, signore. Visto? Ce l'hai fatta. Aspetta un secondo, ho soltanto fatto domanda di lavoro. Shh, ma sei praticamente il vice capo adesso. Quindi, supponendo che il ricordo sia stato drammatizzato, non è tipo razzismo verso gli italiani, non so, effettivamente. Gli italiani non sono una razza, Neil. Ma sì. Sembra che tenda a rielaborare in maniera creativa i suoi ricordi. Beh, direi di sì. Ehi, forse sono il risultato finale della visione di quel film a 8 anni. Detto ciò, vediamo se il Don ha qualcosa per noi.
Non ci sto credendo, ragazzi, è così assurdo. Praticamente il vice capo. È tutto assurdo, ragazzi. Ok, qua possiamo preparare il nostro prossimo ricordo. Ragazzi, direi di prepararlo e niente, rimanere senza parole così e navigare verso il prossimo ricordo. Solo senza parole. È stato così assurdo da un certo punto di vista. Va bene, prepariamo questo nuovo amaretto. Va bene, lo prepariamo, ragazzi. Tac. E ce ne manca uno. Posso muovere questo, fare così, poi fare così, e poi fare così, e poi fare cosa. Tac. E vai, amaretto senza amaretto. Va bene, noi vogliamo verso il prossimo ricordo. Addio! Ah, qua siamo già con Sofia qui, attenzione. Finalmente, un po' di aria tropicale. Ok. Ecco qui, signore, il suo amaretto Sur senza amaretto. Grazie, proprio come piace a me. E per lei, signora, il suo amaretto Sur senza Sur. Grazie mille, non sapevo che lo potreste servire anche così. Sarei in grado di sopportare tutto quel succo di limone. È uno dei miei preferiti. Immagino fossero luna di miele qua, credo. Siamo davvero qui. È da molto tempo che volevi visitare questo posto, vero? È come l'avevi immaginato? Beh, quando ti crei delle aspettative... Ma sì, è comunque bellissimo. Ha detto aspettative, ha detto è comunque bellissimo. Tu che ne pensi invece? Eh? Insomma, abbiamo speso metà dei nostri risparmi per questa luna di miele in ritardo. Ehi, ora non è il momento di pensare a queste cose. Ci rimetteremo in pari. Mi aspettano un bel po' di concerti al ritorno. Senza contare il tuo nuovo lavoro, signor pilota di linea. Non portare sfortuna, potrebbe volerci ancora del tempo prima di iniziare a lavorare con la compagnia. E poi, per un po' di tempo lo stipendio non sarà granché. Ehi, almeno puoi metterti quei fichissimi occhiali da sole. Ho parlato con Maria la settimana scorsa. Mi ha concesso degli orari più flessibili. Quindi siamo pronti, eh? Già, il più pronti possibile. Sai, potrebbe passare molto tempo prima del nostro prossimo viaggio insieme. Un giorno la faremo pagare al piccolo bastardo per tutte le vacanze perse. Nel frattempo, un motivo in più per goderci quello che resta. A quello che resta. Sì, a quello che... Shoshin, man! Dai! Porca la puttana, peccato, vecchia! Ammazza, 5! Impeccabile! Rimpianto inizio fiacco, what the hell? Di che stiamo parlando? La tanto attesa luna di miele non è iniziata nel migliore dei modi. Cioè, loro si erano già sposati e hanno detto luna di miele in ritardo, quindi magari... Cioè, sono sposati molto giovani, voglio dire, qua era poco più che un ragazzo, suppongo. Quindi va bene, e controlliamo qua intorno, che qua sarà per preparare il ricordo, per cui adesso andremo alla ricerca degli altri collegamenti. Un piccolo acquario disabitato. Beh, mi sembra ridondante. Va bene, allora andremo da questa parte, in spiaggia. Ah, ma che cosa bellissima. Forza, Colin, l'acqua non è così fredda. Quei marshmallow diventeranno decisamente stracotti. Va bene, a te che ti interessa? Mica quanto sei antipatico, dai! Vivi un po' la vita! Con un po' più di ottimismo e di sorriso. Poi un poco cinismo. Andiamo qua. Ah, qua forse è dove dormivano, ragazzi. Che bello! Fia, sei ancora sveglia? Direi di no! Con tanto di bavetta! Te lo dicevo che un succo di limone era meglio. Oh, come son teneri.
Lui mi sembra però sempre triste, ragazzi. Cioè, a me mi dà l'impressione che è sempre triste. Un dipinto sbiadito di Bora Bora. Ok, però non ci ha dato niente. Qua cosa abbiamo? Un foglio di carta bianco. Sembra che stia per scrivere qualche rima. Poi che cosa abbiamo qua? Dei fiori. Ancora sto ibisco. Questo è un posto più adatto a quel tipo di fiore. Ok ragazzi, ce li abbiamo tutti quanti. Direi che adesso possiamo andare a preparare il ricordo, per cui non perdiamo tempo, così potremo tornare ulteriormente indietro. Yai, dobbiamo rifare tutta la strada. Almeno una spiaggia, su via, dai, non fare il fiacco, Neil. La colonna sonora, ragazzi, è meravigliosa. Io continuo a ripeterlo, non mi interessa, fino alla fine dei tempi, fino alla fine della serie. Perfetto, inseriamoli tutti e prepariamo anche quest'altro ricordo, ragazzi. Quindi oggi è giornata super produttiva, eh. Alcuni pulsanti cambiano le linee di memoria stesse. Davvero? Ah, oh mio Dio. Ok, aspetta un secondo. Devo un attimo capire cosa fare. Mi deve un attimo entrare in testa, ragazzi, aspettate, eh. Ok, così. E poi cos'ha? Ecco fatto. Risolto, problema risolto, perfetto. Certe volte bisogna fermarsi un attimo a pensare. Va bene, attiviamolo. Ci stiamo avvicinando sempre di più al centro, ragazzi, e questa cosa mi mette in un poca curiosità. Ok ragazzi. Ehi, sta per iniziare il tuo turno al negozio. Ok, qui ho quasi fatto. Hai almeno fatto i compiti? Li farò quando non ci sono clienti. Subdolo, mi piace. E tu hai fatto i tuoi? Ah ah ah, bella battuta. Mizzica, altri 5, pazzesco. Comunque ragazzi, il centro era qui se non sbaglio, no? Quindi ci stiamo avvicinando sempre di più. Allora deve essere successo qualcosa che ha cambiato comunque in parte la vita di Colin. Per cui direi di entrare e di trovare questi addirittura 5 collegamenti mnemonici, ragazzi, pazzesco. Psst, quel nuovo ragazzino che hanno assunto è proprio silenzioso. Già, almeno fa il suo lavoro. Non ha un volo programmato per oggi pomeriggio? Sì, ma ci manca un aereo perché per colpa di qualcuno ho una gomma a terra. A meno che qualcun altro non venga cancellato, non penso riuscire a volare. Ma almeno ce l'ha già un istruttore. Non ne ho idea. Ehi, credo che stiano parlando di te, ma va? Lo so, shh. Me lo dovevi dire tu per farmelo capire. È arrivata l'intelligentona. Cioè, questa qua sta sempre piccata là. Sono diventati tipo inseparabili. Vediamo un po'. Aspetti, lasci che gliela prenda io. Basta semplicemente sganciarla dall'interno e voilà. Tac. Wow, manovre da professionista, ragazzino. Sono anni che sto qui e non sono mai riuscito a capirlo. Devi avere, non so, qualche tipo di potere magico dei distributori. Lo so solo perché devo pulirlo, quindi... quindi, insomma, cioè, semplicemente per quello. Ok, qua Colin stava facendo lezione. Una nota sbiadita sul lavoro all'aeroporto e su Fai addormentata sull'ala dell'aeroplano. Sono anche veri appunti della lezione, leggere. Vediamo un attimo, pista sullo stallo, su questo motore. No, chiudi ragazzi. Ok, eccolo qua al negozio. Bene, ecco $24 di resto. Oh mio Dio. Wow, questi sono un sacco di centesimi. Non fa niente, ho tutto il giorno. Ok, però non mi hai dato nessun collegamento a mnemonico, maledetto. Niente da fare ragazzi, qua niente da fare. Ce ne mancano ancora 2, attenzione. Ok, qua c'è l'amico tipo qua, guarda lei. Per questo, immagino che ognuno abbia i propri motivi per iniziare a volare. Ah, ne riguarda te? Beh, che resti fra me e te, le strutture di volo non è la mia vera passione. Anzi, prima di venire qua a insegnare ero un pilota acrobatico di scrittura nel cielo. Wow. Wow, cioè facevi apparire cose nel cielo con le scene del tuo aereo. Certo, ed ero dannatamente bravo tra l'altro. Ma poi sono stato licenziato. Perché? Una vera ingiustizia, te lo dico io. È solo perché hanno scoperto che sono un ignorante che ha mollato la scuola. Importava forse che fossi il pilota più abile della flotta? No! È solo perché non leggo bene e mi hanno gettato via come una patata bollente. Ah, mi sale la pressione solo a pensarci.
Già, non sembra per niente corretto. Ecco, se me ne avessi necessità un giorno ti contatterò. Grazie, ragazzino. Accidenti, prima recuperi la lattina per me, poi giuri di ridare un senso alla mia vita. Per ricambiare, mi toccherà insegnarti tutto quello che so. Opa, è andata bene. Direi di sì, praticamente si è trovato l'istruttore di volo, non direi per puro caso. Ok, forse siamo a un punto morto. Manca ancora un collegamento mnemonico e i rilevamenti indicano che abbiamo attivato tutto nell'area. E forse potremmo stimolare la sua memoria in qualche modo. Speriamo, teniamo gli occhi aperti. Ok, infatti quindi non ero io stupida, cioè nel senso... Dobbiamo trovare un modo per stimolare la sua memoria, ma esattamente come possiamo fare una cosa del genere? L'hai sentito? Cosa? Non lo so, una specie di brezza. Mizzica, io l'ho visto, ho sentito, ho visto e non si capiva cosa diavolo fosse. Non lo so, proviamo ad andare fuori. Ah, questo prima non era aperto. Ah, infatti, sei stato tu. Ah, se fossi stato io te ne saresti accorta, sono letteralmente dietro di te. In effetti, non so perché continuo a seguirti. Io non so perché continuo a tenerti come collega. Ok, andiamo fuori. Che c'è? Che cavolo è questo? Non saprei. In compenso... Potrebbe portarci fuori da questo ricordo. Quindi avevamo bisogno di un modo per andare avanti e questo posto si è magicamente aperto da solo? E nel modo più inquietante possibile, tra l'altro? Non so cosa stia succedendo qui, ma è il nostro unico biglietto d'uscita. Forza, dobbiamo saltare, sei impazzita! Mamma mia, non riesco neanche a guardare giù. È l'unico modo per scoprirlo, Neil. Ok, salto fra 3, 2. Smettila di spingermi giù dalle sporgenze, Eva! Cosa? Non sono stata io! Col cavolo che non sei stata tu! Succedono sempre cose più strane, ragazzi. Qualcuno li sta pedinando. E come te la passi lì? Che cosa diavolo sta succedendo? E perché? Calmati e non fare il vocione, credo di vederli là dentro. C'è pure lei. Che cosa diamine sta succedendo e perché? Stai andando bene, non moriremo. Ora, riesci a vedere la pista? Credo di sì. D'accordo, preparate l'atterraggio e non dimenticarti di controllare la cabina. Miscela ricca, innesco inserito e bloccato. Zero Yankee Romeo, via libera per l'atterraggio sulla pista 2-1. Zero Yankee Romeo, siamo troppo alti, estendi i flap. Oh, la velocità, abbassa il muso. Bene, ho preso il controllo. Oh, grazie al cielo. Ok. Tieniti forte, stiamo per atterrare. Tieniti, Neil. Minchia, sembra uno strofinaccio appeso allo stendipanni. Oh, poveraccio. Quasi muore l'infarto. Ehi, tutto a posto? No, Eva. Non è tutto a posto. Anzi, sono morto. Muovi il culo. Sì, signora. Ok, ragazzi, siamo in game. Però è stato tutto dannatamente strano, diciamocelo. Ed è stato anche dannatamente inquietante, Dio santissimo. È normale che senta un po' di nausea.
Non ti preoccupare, ti ci abituerai col tempo. Sai cosa? Tieni, prendi il mio cappello. Ah, mi ricordi di quando ero giovane. Nel senso che quando ero giovane anch'io conoscevo qualcuno nervoso quanto te. Ehi, ti sta benone! Questo non è niente in confronto alle vecchie acrobazie aeree che ho fatto, lascia che te lo dica. Voglio tornare a farle un giorno. Oh, gli sta benissimo, ragazzi. Fatto sta che dovremmo preparare il prossimo ricordo e io non so dove prepararlo. Ah, ok, nel cappello stesso. Perfetto, inseriamo. Boom, dritto alla capoccia. Ah, quanto è scemo questo. Io continuo a cliccare su di lei, ma voglio cliccare sul cappello. Un altro colpo alla testa, Eva. Non ha alcuna possibilità. Ok. No, il cappello. Oh, pizzica. Bingo, una bella commozione cerebrale. Fortunatamente ho programmato la mia testa per essere dura come una roccia. Ti sei portato avanti. Ok, ragazzi, prepariamo anche quest'altro ricordo. E comunque, cioè, vi ripeto, è stato tutto troppo troppo strano, ragazzi. Vediamo un attimo come posso fare, eh. Così, e poi così, e così. Perfetto, me ne manca ancora uno. Così. Oh mio Dio, ok. E poi posso fare così, direttamente. Tac, ecco fatto. Perfetto, ragazzi. Attiviamo anche questo ricordo e vediamo dove ci porta. Mi ripeto che oggi è stato troppo strano, eh. Accidenti, Barry. Ok. Beh, l'aveva avvisato. Rimpianto proposta sgrammaticata. Oh. Ma ha pensato un'idea bellissima, ragazzi, per farle la proposta, eh. Però Barry gli aveva detto, era un mezzo, no, mezzo ignorante, non conosceva bene la grammatica e quindi ovviamente ha sbagliato. Oh, dai, non te la prendere. Quindi era per questo che l'avevano licenziato. Esattamente. Ok, cioè abbiamo già finito pure sto ricordo, ragazzi. Direi di preparare anche questo e di tornare ancora indietro. Posso fare così, cos'ha? Ah, ma là non posso muovere. Basta che faccio così. Ok, già, perfetto. Prontissimi. A tornare ancora indietro. Oh mio Dio. Sul serio? Un solo collegamento per il ricordo della sua proposta di matrimonio. Effettivamente. Ehi, almeno se l'è ricordata. Quale cose puzzano, ragazzi. Ve lo sto dicendo da almeno due o tre video, eh. E fai? Sono già più grandi qua, eh. Cielo, com'è possibile che sai pilotare un aereo ma non sai guidare? Priorità, grazie a te. Forza, arriveremo in ritardo. Ha più spazio lei della moglie durante la proposta di matrimonio. Infatti, c'è qualcosa in lei che mi preoccupa. Oh, non prenderla sul personale. Colin non è mica tuo marito. Non è quello che... Ah, lascia perdere, minchia. Rosalina è sempre lì, ragazzi, per dire qualcosa di importante, ma non finisce mai di dirlo. Ed effettivamente ha totalmente ragione. Cioè, ragazzi, sta foglia sembra aver avuto molta più presenza e importanza della moglie nel resto della sua vita. Cioè, è tutto troppo strano. Direi che per oggi abbiamo visto abbastanza. Abbiamo vissuto ricordi a quanto pare molto importanti per Colin, ragazzi. E... sono curiosa di vedere cosa effettivamente sia successo tra Fai e Colin e eccetera eccetera. Lo scopriremo la prossima volta. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione e obdosh a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.